cocche 6. La produzione italiana non è copiosa come al solito, continuano gli arrivi d'Oltralpe di albicocche, qualità comunque discreta. Anguria 8, buonissime, fresche e invitanti. Il cocomero è il frutto perfetto per trovare ristoro nella calura estiva, da acquistare e consumare in compagnia. Carote 6,5, tutte italiane, principalmente del litorale adriatico. Le carote sono di buona qualità anche se il caldo le fa deperire molto velocemente. Cetrioli 6,5, verdura freschissima e ricca d'acqua. Il cetriolo è da prediligere con questi caldi, tanto più che il prodotto è principalmente locale. Fagiolini 7,5. Locali sono anche i fagiolini, che vengono staccati quotidianamente dai coltivatori della marca, freschissimi e ottimi. Insalate 7,5. Oltre alle insalatine, acquistate anche le insalate a cespo, fresche e verdissime, vi assicurano insalatone per diversi giorni. Melanzane 8. Ottime le melanzane che arrivano dal centro Italia e portano gusto e sapore sulle tavole. Melone 8. Migliora quantità e qualità del melone, principe dei pranzi freddi estivi accompagnato da fette di prosciutto crudo e pane, da acquistare. Peperoni 8. Arrivano anche dal Veneto i variopinti peperoni che abbondano sul mercato di questi giorni, ottimi da grigliare o anche crudi in insalata. Pesche e nettarine 7. Sebbene la qualità di pesche e nocipesche sia al massimo, il prodotto non è molto richiesto. Susine 7,5. La stagione di quest'anno delle susine è caratterizzata da meno presenza varietale rispetto alla media, qualità comunque molto buona. Zucchine 8,5. Le zucchine sono tante, buone, fresche e di origine locale, da comprare ogni giorno e consumare in mille diverse preparazioni. Dal punto di vista botanico, il susino coltivato nel nostro territorio si divide in due grandi gruppi in base alle origini lontane della pianta: il susino europeo e il susino cino-giapponese. Il primo, di colore che varia dal giallo al verde, rosso fino al viola-blu. Tra le susine europee più celebri citiamo la classica prugna e l'immancabile goccia d'oro. Il susino cino-giapponese invece ha i frutti di forma tondeggiante con colori che variano dal giallo al rosso al blu-nero. Composta per l'87,5% di acqua, la susina è un frutto molto dissetante grazie alla buona presenza di sali minerali come potassio, calcio e fosforo. È inoltre caratterizzata da un elevato contenuto di zuccheri, magnesio e fibra. Ottima fresca, la susina può essere essiccata o utilizzata per preparare succhi, confetture, marmellate, sciroppi, bevande fermentate e distillati. Ma se le susine sono ricche di virtù, ancora più preziose sono le prugne, specialmente quelle secche, note per il loro potere lassativo, specie se consumate a stomaco vuoto prima dei pasti.